Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi dei prodotti bocciati, quindi di tutti i prodotti che in questo periodo sto utilizzando, ma che sinceramente non mi sono assolutamente piaciuti. Prima di iniziare con il video, però, visto che su Instagram e nello scorso video mi avete chiesto in tantissime del mio nuovo anello di fidanzamento, ma adesso vi spiegherò tutto bene, vi faccio vedere che ho ricevuto un pacchettino da Giulia Gioielli, una piccola novità che mi è arrivata proprio in questo ultimo periodo. Praticamente il patatone, quindi mio marito, insieme al marchio Giulia Gioielli, come potete vedere, mi ha regalato, diciamo, grazie anche alla loro collaborazione, questo nuovo anello di fidanzamento, comunque per la proposta di matrimonio. Non so se sapete, insomma, tutta la questione, ma a ottobre dell'anno scorso sono entrati i ladri in casa e mi hanno rubato sia l'anello di fidanzamento che mi aveva regalato lui nel momento in cui mi ha chiesto di sposarlo, che la mia fede. E adesso, grazie appunto a Giulia, riho anche un anello di fidanzamento molto molto simile rispetto a quello che mi aveva regalato appunto ai tempi mio marito. Devo dirvi che sono molto contenta della qualità di questo prodotto, perché comunque tutto è arrivato con le garanzie, un bigliettino per scrivere naturalmente un pensiero, vedete una salviettina per pulire tutto quanto e naturalmente bustina e scatolina. Tutto davvero molto bello e ricercato. L'anello era posizionato così qui dentro. Sono sincera, è stata una bella sorpresa perché comunque ho chiesto a lui, tramite Giulia, di scegliermi un gioiello e lui naturalmente ha pensato, visto tutto quello che è successo in passato, di prendermi questo prodotto. Ma veramente sul sito potete trovare tantissimo: collane, bracciali, orologi, placcati oro, placcati argento, d'oro, diamanti. La spedizione è stata molto rapida, è arrivata tramite corriere. E ragazze, io ormai indosso questo anello da circa 2 settimane, l'ho immerso nella varichina, l'ho immerso nel sapone per lavare i pavimenti, per lavare i piatti, in tutto e di più proprio. Non si è assolutamente né annerito né rovinato, sono davvero contentissima. Anche la misura è giusta, per fortuna, perché comunque sul sito, se magari siete interessate ad acquistare, diciamo, bracciali o anelli e volete sapere proprio la misura precisa, c'è proprio scritto tutto. Vi lascio anche nell'info box un codice sconto che mi ha fornito l'azienda. Spero comunque di esservi stata utile, anche perché dare un'occhiata al sito può essere anche semplicemente uno spunto per idee regali, insomma, per tutte, diciamo, le festività più importanti. Detto tutto ciò, chiariti tutti i dubbi sul nuovo gioiellino, iniziamo con il video dei prodotti bocciati. Allora, diciamo che ho deciso di fare questo video perché era da tantissimo che non ne giravo uno, non vedevo l'ora perché ne ho un bel po' che ho accumulato, diciamo, in questo ultimo mese, mese e mezzo. Per prima cosa inizio da questa maschera viso della Glam Glow. Diciamo che ho acquistato un kit, vi lascio il video haul qui nelle schede, in cui praticamente ho trovato la maschera viso Glam Glow e un illuminante di Becca. Mi ha attirato moltissimo il prezzo, anche perché sono riuscita ad accaparrarmi questo kit con il 20% di sconto sul sito ufficiale di Sephora, quindi ho pensato prendo tutto e provo. L'illuminante mi è piaciuto molto, sono sincera. Questa maschera viso assolutamente no. Ragazze, allora è una maschera bella, perché comunque è proprio fucsia, vedete, l'ho quasi terminata, però ragazze, nonostante abbia un inci fatto molto bene e un profumo buonissimo, sulla mia pelle non fa nulla, non ho alcun giovamento, non mi piace, non ho visto che mi ha tolto i punti neri, che mi ha aiutato, diciamo, a lenirli. Cioè, ragazze, è come se non, quando la applico non faccio nulla, non ho nulla e non ho alcun giovamento, quindi sinceramente non ve la consiglio. Nello specifico è la Hollywood California Glam Glow
Gravity Mud Firming Treatment. Qui dice che è un trattamento rassodante, ma su di me, vi ripeto, nulla. Altro prodotto delusione che, ragazzi, mi dispiace moltissimo farvi vedere in questo video è questa palette di Focalure, di cui ero davvero molto entusiasta nell'ultimo video haul. È la We Care Your Favor 18 Shade Full Function Palette, appunto io l'ho ricevuta da Focalure e l'ho scelta perché comunque questa è la numero 01 Bright Looks, ossia il dupe dell'ex palette di Huda Beauty, quella che è uscita fuori produzione. Allora ragazze, devo dirvi che lo specchio è bellissimo, la qualità degli ombretti è fantastica, a me sono piaciuti molto, però ragazze io non riesco proprio ad avere a realizzare un make up carino con questa palette, perché trovo che sia davvero composta da colori troppo scuri. L'unico un pochettino più brillante è questo pink, ma non posso fare un punto luce, non posso mettere magari dei glitter, adesso è estate, sugli occhi, perché rendetevi conto ragazze, sono tutti davvero troppo scuri. È proprio questa combinazione di colori che non lo so perché su di me non funziona. Applicando pure gli ombretti ho visto che tendono un pochettino ad ingrigirmi. Ok, vi parlo di questo prodotto perché so che lo possiamo trovare in questi giorni in allegato con Silhouette Donna. So che in tantissime lo hanno acquistato, il giornale naturalmente, con in allegato questi rossetti, perché comunque possiamo trovare al prezzo di 2,50€ Metal Shock Lip Paint di Essence ed anche la linea Vibrant Shock, sempre appunto Lip Paint Essence, di cui vi lascio la foto qui. Io ho nello specifico il Metal Shock tinta labbra numero 06, che è questo verdone. Cioè, già dallo swatch potete vedere che non si applica in maniera omogenea. Infatti io non lo uso quasi mai perché sulle labbra tende a rimanere un pochettino trasparentino anche facendo 2-3 passate e non si ha assolutamente un bel effetto. Quindi io già ve l'ho accennato su Instagram, so che tantissime siete d'accordo con me. Allora, se vi piace Silhouette, che comunque acquistate il giornale, magari siete al mare, volete leggerlo, prendetelo. Altrimenti ragazzi, se dovete prendere Silhouette solo per avere questo rossetto o la linea Metal Shock, lasciate perdere, non lo acquistate, perché comunque, cioè, guardate, è proprio molto trasparente. Questo comunque, come le altre colorazioni, non sono un granché. Poi prodottino biologico per i capelli. Qualche mese fa ho acquistato da Acqua e Sapone l'Omia Laboratoire Olio Capelli Eco Biologico, questo in spray all'olio di macadamia. Contiene 100 ml di prodotto e non contiene siliconi, oli minerali, coloranti e glicole propilenico. È certificato ICEA e ragazze, questo sarebbe un olietto da mettere sui capelli, magari per chi come me ha capelli molto secchi. Olio capelli idratante e illuminante per capelli stressati e spenti. Io l'ho acquistato sinceramente per metterlo sui capelli umidi dopo aver fatto lo shampoo, la doccia eccetera. Il problema è che se ne mettete troppo li appesantisce davvero molto. Soprattutto se come me, vedete, avete capelli molto fini e lisci. E trovate questo prodotto tra i miei bocciati perché davvero non va molto d'accordo appunto con la mia tipologia di capelli. Ma sono sicura che se avete capelli più crespi, ma anche più spessi dei miei, e più vaporosi, sarà sicuramente il prodotto adatto a voi. Io comunque, avendolo aperto da un bel po' di tempo, ho deciso di utilizzarlo come impacco pre-shampoo, quindi magari quando voglio fare un impacco ai capelli, prima appunto dello shampoo, lo applico pochissimo, ma proprio poco.
solo sulle punte per renderle più morbide e mi trovo molto bene. L'unica cosa che poi quando sono in doccia devo risciacquare i capelli per più tempo, per almeno, devo fare almeno diciamo due shampoo, altrimenti non va assolutamente via e ho di nuovo l'effetto pesante sul capello, che tende a rimanere anche un pochettino unto e naturalmente a sporcarsi più facilmente. Infine, ultimo prodotto, che forse già sapete che non mi sta piacendo moltissimo perché ve ne ho parlato in un video, è questa acqua body mist della collezione Good Vibes Good Memories di Essence. Ragazze, non mi piace semplicemente perché non si sente. Cioè, nel senso, si sente appena l'applicate per quei 5-10 minuti, poi svanisce e assolutamente non esiste perché comunque dovrebbe venire sempre sui 3-4 euro. Speravo che almeno quella mezz'oretta riuscisse a starmi su, invece no, assolutamente. Purtroppo o non va d'accordo con la mia tipologia di pelle o con i miei vestiti. Però non mi piace assolutamente. Il profumo invece è molto buono, ma la durata è scarsa. Comunque, ragazze, con questo è tutto. Vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina. Fatemi sapere come siete trovati voi con questi prodotti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!